nella seconda guerra mondiale abbiamo avuto 60 milioni di morti, 20 milioni dei quali erano russi, pensate, altri 15 milioni cinesi, italiani. E se ci si pensa bene, solamente questo dato dovrebbe in qualche modo farci pensare cosa significa oggettivamente creare i presupposti per queste guerre mondiali. Come nasce questa mostra? Un tema che a quanto si dica ai ragazzi interessa parecchio, specialmente fra di noi. E, sì, come dicevo per prima, fortuna c'è da dire. Per fortuna. A me piacciono molto sia le mostre sia le ricorrenze, così, perché appunto ci danno la possibilità di ricordare in un giorno specifico gli avvenimenti. Si parla di ragazzi, adolescenti, 30 anni, forse meno. Anche meno, insomma. Siamo dai 16 ai 22. Quanto è vicino questo periodo che in teoria, in un mondo che va così veloce, potrebbe sembrare anni luce lontana? È molto vicino, anche perché specialmente quando si inizia a studiare queste cose e a capirle, si rende conto che non sono solo eventi, ma anche atteggiamenti, scelte, specialmente politiche, che appunto si vedono molto simili anche di questi tempi. Quindi ricordare la Shoah non è solo per ricordare quello che è successo, ma anche per evidenziarlo come negativo e impedire che succeda in futuro, che poi è un po', diciamo, lo scopo della storia, studiarla per impedire che si ripeta. Studiarla per capirla, interpretarla e correggere nelle distorsioni. Certo, insomma. Sì, sì. In questo caso di distorsioni ce ne stai parecchie. Certo, più che altro perché tutto quello che c'è qui, tutte le torture, le schifezze, sono opera dell'uomo. Quindi come si possono fare, si possono anche non fare. Cioè la scelta è nostra alla fine. E questo serve appunto per dire che è una scelta che non va fatta. Questo.